Artisti, imprenditori, professionisti, scienziati, nullatenenti e diseredati. Storie di uomini e donne protagonisti nel teatro della vita. Spazio scenico tutti i giorni dalle 14 alle 14.30 su Aracne TV. Buongiorno, bentornati nella suggestiva cornice di Vivere e Raccontare, il caffè letterario ideato da Augusto Zucchi e Gioacchino Norati, dedicato agli autori e alle opere del loro ingegno. Il sipario di spazio scenico di oggi si apre sulla protagonista, la criminologa Flaminia Bolzan. Buonasera, buonasera Eleonora. Benvenuta. Allora, Flaminia è psicologa e criminologa romana. Inizia già da dottoranda con un progetto di ricerca su sport e carcere presso l'Università di Roma al Foro Italico. Insegna poi moltissimi master, seminari, tutti a indirizzo criminologico, e diviene consulente tecnico, giovanissima, in alcuni tra i casi di cronaca nera più rilevanti del panorama nazionale, ed anche per questo è un volto noto già televisivo. Penso che possiamo darci del tu. Con grandissimo piacere, con grandissimo piacere. E proprio perché ci diamo del tu, adesso mi permetto di farti invece una domanda un pochino così hot, diciamo così. Quanti preconcetti, quanta malafede vi è nei cosiddetti processi televisivi? Purtroppo c'è una discreta malafede rispetto a quello che è il processo mediatico. Chiaramente il processo deve svolgersi sempre e comunque nelle aule di giustizia, perché questo è giusto, questo è corretto e questa è una garanzia soprattutto nei confronti dell'imputato, ma anche nell'operato di tutti i magistrati, a partire dai pubblici ministeri e quindi dagli organi inquirenti, sino ad arrivare a chi poi definitivamente deve giudicare ed emettere delle sentenze che spesso cambiano e talvolta stroncano la vita delle persone. Abbiamo sentito parlare spessissimo nella storia, ma anche ultimamente, insomma, l'opinione pubblica si è spaccata più volte rispetto a quelli che sono stati anche grandi, grandissimi errori giudiziari. È ovvio che un mezzo come può essere quello della televisione, a volte anche della carta stampata, sicuramente della radio, con l'opinione di vari esperti che, come capita a me in moltissimi casi, non sono direttamente investiti del ruolo di consulenti nell'ambito dei casi di cui trattano, possono fuorviare sicuramente l'opinione pubblica, meno i giudici, che chiaramente si trovano ad operare rispetto a tutto quello che viene definito dal diritto e molto meno in ordine a quello che dice la pancia. Però che cosa succede? Ci sono dei principi deontologici molto importanti e soprattutto ci sono anche dei principi giuridici. Allora, in fase di indagine c'è in alcuni casi un segreto istruttorio, quindi nel momento in cui uno ha investito come consulente e quindi ha un ruolo ben specifico, non può rivelare delle informazioni, e dal mio punto di vista non è magari neanche corretto andarne a parlare in televisione, perché chiaramente noi siamo a conoscenza di alcuni aspetti che possono influenzare poi l'andamento dell'indagine stessa. Può essere un limite nel tuo lavoro questo? No, non lo considero un limite, nel senso che interpreto il mio ruolo professionale quando investita come consulente con un incarico, che sia da parte della difesa piuttosto che da parte della procura, con molta serietà e con molto rigore, e credo che appunto anche il cliente, forse laddove si lavori per la difesa, possa non essere sempre contento, tra virgolette, del fatto che il proprio consulente vada comunque ad esporsi pubblicamente. Chiaro. Quindi è una sfera che va trattata in ambito giuridico. Viceversa, si può mettere la propria professionalità al servizio di quello che è un giornalismo, quasi sempre di qualità, si possono informare le persone, si possono dare delle opinioni. Dare delle opinioni dove però noi dobbiamo rimanere sempre un pochettino indietro e cercare di non fuorviare quella che può essere l'idea che le persone liberamente devono formarsi. Quindi possiamo parlare in termini generali, possiamo spiegare quelle che sono le teorie criminologiche, quindi le motivazioni che portano taluni soggetti a dispetto di altri a mettere in atto dei comportamenti che possono essere aggressivi
eccessivi o comunque che vanno a violare una norma giuridica e talvolta morale, anche lì non dobbiamo giudicare, dobbiamo cercare di comprendere. Questo ecco, in tal senso potrebbe esserci anche una funzione preventiva, se vogliamo, no? Di questi processi televisivi, i cosiddetti processi TV. Diciamo che informare è sempre corretto e sicuramente può aiutare, soprattutto in quelli che sono i casi numerosissimi, sempre più frequenti, di violenza sulle donne. Possiamo appunto aiutare proprio queste donne a riconoscere alcuni segnali, alcuni piccoli campanelli d'allarme. L'informazione. A questo proposito, siccome mi parli di donne, quindi mi viene subito in mente che tu sei una studiosa in realtà delle dinamiche interpersonali e dei fenomeni di violenza nelle relazioni. Secondo te, perché dopo millenni ci si interroga ancora su questo, sui rapporti tra uomo e donna, sulla violenza sociale? Come mai non siamo riusciti a evolverci, non riusciamo a superare i nostri limiti di esseri umani, quindi di essere finiti? O c'è una sorta di regressione o un retaggio atavico a cui non riusciamo, da cui non riusciamo a emanciparci? Allora, antropologicamente ci sono tante situazioni che comunque rimangono. Jung parlava sempre di archetipi, quindi c'è anche un inconscio collettivo e una visione che certamente rimanda. Ad oggi posso dire, forse non proprio in maniera corretta, perché le donne hanno fatto tantissime battaglie ad un ruolo di questa donna che comunque è sempre stato più sottomesso, se vogliamo, rispetto al ruolo dell'uomo, che invece è più proiettato verso l'esterno, sicuramente più riconosciuto come più attivo, come più forte. È chiaro che oggi il mondo è cambiato moltissimo, quindi c'è stata una grande emancipazione delle donne, una grande voglia di affermarsi e anche una grande capacità di venire fuori, nonostante ci sia sempre un ruolo di madre e anche di moglie. Ora, la società ci offre la possibilità di identificarci in tantissime cose, in tantissimi ruoli differenti e soprattutto non è detto che una cosa escluda necessariamente l'altra. Si può essere delle buone madri lavoratrici, si può essere delle buone mogli attente comunque a quello che è la famiglia, attenta a quello che sono le necessità dei figli, senza perdere quell'autonomia che è necessaria per lo sviluppo di ogni essere umano. Le dinamiche relazionali tra uomo e donna sono da sempre un tema interessantissimo e molto molto complesso. È chiaro che dal mio punto di vista, laddove si viene a creare una situazione di violenza, io mi interrogo sempre sul perché questa violenza venga esercitata e non sempre sono gli uomini a mettere in atto dei comportamenti violenti verso le donne, a volte siamo anche noi che sicuramente in maniera magari più subdola, in maniera più manipolativa, mettiamo in atto delle, o meglio, inneschiamo delle dinamiche che sicuramente poi non portano a degli esiti positivi. È importante parlarne e soprattutto è importante conoscersi e riconoscersi come individui prima di tutto. Flaminia, scusami se ti interrompo, è importante conoscersi e riconoscersi. E parlando invece di te, che bambina è stata Flaminia? E soprattutto mi incuriosisce molto questo tuo rapporto con lo sport. Tu sei tennista, sei amazzone, cos'altro? Aspirante tennista, sono stata un amazzone perché ho praticato l'equitazione a livello agonistico per tantissimi anni e posso dire che senza dubbio è stata la mia più grande passione. La relazione con il cavallo è stata fondamentale per la mia crescita. Che bambina sono stata è una domanda che mi mette, ti dico la verità, Eleonora, in grande difficoltà, perché sono stata una bambina forse malinconica, sicuramente molto attratta dalla conoscenza di quello che di profondo c'è dentro gli esseri umani. Ho avuto un'infanzia, devo dire, molto felice, due genitori che mi hanno amata, però c'era sempre questa patina di malinconia. E per questo che il tuo autore preferito è Charles Bukowski? Ma probabilmente sì, anche perché è uno in grado di utilizzare un linguaggio molto molto forte e di rottura in una maniera unica. Io dico che in tanti hanno provato ad essere Bukowski, ma poi l'unico che è stato in grado di creare un personaggio come appunto il suo alter ego Henry Kinaski è stato lui, e non è un caso che ad oggi, diciamo, lo abbiamo anche un po' riscoperto e rivalutato. Vero. Chiaramente io sono una grandissima fan. Quindi... C'è una frase di Bukowski che un pochino ti rappresenta, tipo pittare, diciamo, emotivamente?
Non c'è una frase, c'è un libro che è Storia di ordinaria follia, perché io credo che ognuno di noi nella propria quotidianità viva delle piccole storie di ordinaria follia, che poi possano essere realmente tali o solo in maniera presunta, non lo so. Quello che mi diverte di Bukowski è il modo che aveva non solo di raccontare ma anche di interpretare le relazioni, in una maniera apparentemente cinica e forse distruttiva, in realtà dal mio punto di vista tremendamente romantica. E quindi lo consiglio, tutto sommato. Certo, il linguaggio è forte, può piacere, non piacere, divide molto, ci sono grandi eccessi, ma a volte la natura delle persone si trova anche negli eccessi. Ecco, a proposito di eccessi, tu sei una bellissima ragazza, hai questo, ti ringrazio. Viso, questo viso angelico, sei molto solare, sei fortemente comunicativa, però il tuo regista preferito è un regista esponente del cinema splatter, d'accordo che fai la criminologa, però Quentin Tarantino, come lo collochi, voglio dire? Quentin Tarantino è un genio e non credo solo Flaminia Bolzan pensi questo. Uno dei miei film preferiti è Pulp Fiction, dove abbiamo visto tutti una splendida Uma Thurman, un grande John Travolta e soprattutto un Bruce Willis, che appunto metto sullo stesso piano di Charles Bukowski. Ha nominato Bruce Willis. Sì, devo dire mi sto assolutamente sciogliendo. Tarantino mi diverte perché ha tirato fuori nuovamente e ha fatto apprezzare al grande pubblico un genere che da sempre è stato considerato un genere di serie B, quindi questo cinema pulp. E tutto quello che viene considerato di serie B a me piace, perché secondo me in quelle pieghe di quelle cose non ordinarie, non apprezzate da tutti, in realtà scopriamo intanto un sacco di richiami ad altri registi molto importanti e poi scopriamo qualche cosa di più delle persone, nel senso ci vuole fegato a realizzare una cosa come le tante cose che ha realizzato Tarantino e soprattutto a farle apprezzare ad un pubblico ampissimo. Quindi chapeau. Sicuramente, insomma, non sei attratta dall'ordinarietà, questo è poco ma sicuro. L'ordinarietà mi piace scoprirla, mi piace conoscerla perché sono una persona curiosa, probabilmente non mi colpisce così a colpo d'occhio per utilizzare un gioco di parole, perché sono sicuramente attratta dai dettagli e anche dalle note stonate. Nelle note stonate mi piace cercare di ricollocarle per trovare un'armonia, ma insomma credo che questa sia un po' una caratteristica comune a molte persone ed è anche un po' una caratteristica della vita, che è fatta di grandi picchi e anche di grandi cali. Grande verità, questa. Ascolta, Flaminia, tu hai appena scritto un romanzo, tra l'altro ambientato a Roma, che è la tua città, sul cambiamento del sé, ma anche e soprattutto sull'accettazione del proprio lato oscuro. Mi parlavi ieri, appunto, quando ci siamo sentite, delle nostre ombre, delle nostre zone grigie. Quali sono le tue? Svelaci. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. No, abbiamo un sacco di zone grigie, un sacco di ombre. Sempre per citare Jung, l'ombra è qualcuno di tanto tanto cattivo che dobbiamo però riuscire ad integrare. L'ho molto semplificata. E le mie zone grigie in realtà sarebbero tantissime e francamente, ecco, questo è un aspetto che rivela molto di me. Fatico a raccontarle all'aperto, è molto più semplice parlarne con me stessa. Credo che l'ombra, nel mio caso, sia stata abbastanza integrata. Perché dico questo? Non per presunzione, ma perché non riuscirei a guardare in una prospettiva non giudicante le persone che compiono dei gesti che umanamente chiaramente consideriamo aberranti se non avessi imparato a tollerare la pressione psicologica, la pressione emotiva e quello che comporta relazionarsi con alcune persone. Posso svelare dei lati grigi tutti i giorni, non mi piace stirare, questo sicuramente è un lato ombra, e non mi piace svelarmi del tutto. Resti nel mistero, avvolta nel mistero. Chiamiamolo mistero, chiamiamolo patina di riservatezza. Patina di riservatezza, sì. No, ma confermo, è una persona insomma preparatissima, ma anche molto garbata, ecco, senza eccessi, almeno superficialmente parlando. Una cosa, quanto
che è stata di ostacolo in realtà la tua giovane età e la tua bellezza, nel senso che comunque tu sei una persona preparatissima, sei una professionista eccetera, però quante te ne hanno dette che comunque sei stata lanciata, hai iniziato ad andare in televisione, cioè è stato di ostacolo in realtà quello che dovrebbe essere un biglietto da visita, dovrebbe essere un surplus, si è rivelata in realtà poi nella tua carriera un po' anche una diminuzio? Allora, la bellezza in realtà io non mi sono mai vista bella. Sicuramente mi reputo una persona insomma di aspetto gradevole, abbastanza semplice nel suo modo di porsi, quindi non è qualcosa su cui ho puntato molto. Una cosa su cui invece ho puntato molto è il mio sorriso, ma un sorriso interiore, nel senso che quello che mi piacerebbe poter comunicare all'esterno è proprio un senso di pace e di tranquillità. La giovane età è stata un ostacolo da una parte, ma credo che lo sia per molti, in un paese dove comunque tutto arriva sempre un pochino dopo. Ho avuto però la grande fortuna di incontrare un maestro, una persona che ha creduto in me sin dall'inizio e che mi ha formata in quello che è il mio mestiere, che è il professor Francesco Bruno. Lo possiamo dire che è un caro amico sì, di sì, tuo lo salutiamo, papà. E lo salutiamo. Il professor Bruno sicuramente. Nel lavoro, certo, quando qualcuno ti chiede ma quanti anni hai, rispondi 31 anni, dice beh hai fatto qualcosina e io dico ma ho ancora tanta strada, insomma sono solo all'inizio. La carriera è ancora davanti, dai, quella alle spalle no. È piccola, è un piccolo pezzo di strada, sicuramente le persone fanno fatica a fidarsi di chi è giovane perché si pensa sempre a torto o a ragione. Invece vi assicuro che Flaminia proprio emana luce da ogni poro, davvero. Purtroppo è scaduto il nostro tempo a disposizione, ti ringrazio davvero di essere stata nostra ospite e do l'appuntamento a tutti voi, se volete, sempre qui a Spazio Scenico su Aracne TV.